E allora, signori, buongiorno, buon pomeriggio, buonasera, non so quando vedete questo video, in compagnia del capitano Pietro Bazzicalupi, vi presento e insomma, vi saluto. Ciao a tutti. Oggi andremo a spiegare, come vi avevo detto già nelle storie di IG e ovviamente come vi andrò anche a mettere su YouTube, ovviamente sul mio canale, vi andremo a spiegare insieme oggi il nuovo format della Vigliacca, squadra di calcio a 7 qui a Firenze. Andremo a spiegarvi un po' il tutto in questo finale di stagione, che poi ovviamente ci vedrà impegnati anche nel prossimo campionato della prossima stagione. Andremo appunto ad analizzare e a farvi capire come sarà organizzato il tutto, da partire dai video, a partire da tutto. Poi ovviamente vi lascerò sicuramente il link per andare a seguire il profilo ufficiale della Vigliacca su IG, Non so se ovviamente. escono sovraimpressioni, insomma, Sì, se facciamo comunque qualcosa. ve li metteremo Comunque qualcosa. nella bio. Allora, intanto, per chi non conoscesse Pietro ovviamente è un ragazzo che conosco da tempo, scrive per Flavio Nissante, che fra l'altro anche Flavio gioca con noi e appunto gli scrive gli articoli Quindi sul Labaro seguite anche Viola. la Baro Viola, Viola, Passione Passione Fiorentina, Fiorentina, e insomma. insomma tutti i social anche di Flavio. Io gioco nella Vigliacca da ormai 3 mesi buone. Sì. La Vigliacca esiste già da un anno, ve lo può dire lui. Faccio un inciso. Volevo, tanto onorato di essere sul canale del grande Niente, Ferroni, niente. e volevo ringraziarlo perché si è dimostrato veramente una persona super seria, super disponibile. Eravamo in una difficoltà incredibile Ragazzi, per il quanto portiere ci riguarda vuole. il portiere, chi fa calcetti, chi fa questo tipo di campionati lo saprà. Per trovare un portiere è sempre un inferno. Quindi nel periodo di quando era Sì, gennaio, gennaio, fine la prima partita ho gennaio, fatto. eravamo in grande difficoltà. Io, conoscendo Filippo, l'ho chiamato e lui mi ha detto subito di essere disponibile. E da lì probabilmente gli è Sì, piaciuto il assolutamente. gruppo, che poi andrete a conoscere più avanti. E c'è sempre stato, quindi volevo prima di tutto ringraziarlo. Poi ora ti lascio Sì, andare. dicevo, questa squadra esiste già da un anno. Io gioco ormai con me, abbiamo già detto ora da 3 mesi. Squadra veramente che insomma stiamo facendo un finale di stagione veramente importante. Ora vedrete le ultime due partite del campionato. Idea che è nata, diciamo, andando avanti con il corso delle giornate, è andata avanti anche perché c'è la mia presenza, c'è la presenza di Simone Orsi, che cito, che è un Sì. ragazzo che ha tanti agganci a livello di grafia, però è comunque uno che fa anche live sulla piattaforma Viola. Mettiamo il link E sempre in anche di bio. Simo Corsi metteremo il link e tutti appunto i social per andarla a seguire. Nome d'arte e il Nome d'arte il blasto, Blasto, e nome così d'arte il almeno. Blasto, almeno la gente inizia a conoscere e soprannominarla anche il Blasto. Cosa andremo a fare in questo finale di stagione e poi prepararci alla prossima stagione. In queste ultime due partite di campionato vedrete sicuramente, e appunto le ultime due partite di campionato registrate. La prima di queste due sarà sicuramente col mio telefono. Stiamo cercando un Ecco, videomaker, questo è molto stiamo importante. cercando qualcuno che riesca a venire al campo la sera, orari che possono variare dalle 8 e un quarto fino alle 10, Fino 10 alle di 10 e un quarto, mezzo. 10 e mezzo. E quindi sicuramente ci vorrebbe sicuramente un videomaker o comunque anche una persona che riesca a poter Questo è appunto importante, nel fare senso, registrazione di tutte tanto le partite. avete tutti Esatto. le nostre Le nostre referenze referenze, qua sì, sotto. assolutamente. Come ha detto Filora, io sono alla ricerca, siamo alla La ricerca ricerca, sì. di un videomaker, non so se si chiama così, ma a tutti Sì, gli un effetti videomaker, video editor anche sicuramente. una figura che venga a Che poi fare, sicuramente entrerà di sicuro nello staff della certo, nella Vigliacca, famiglia nel Vigliacca. gruppo WhatsApp. E comunque parleremo con chiunque e magari si troverà un accordo anche per il futuro, perché comunque questo è un progetto che sarà a lungo termine, nel Sarà senso lungo, sarà lungo. io mi è stato anche consigliato all'inizio di non farlo partire magari subito, aspettare l'inizio della prossima stagione, ma io ho detto Mettiamo no, una lo base, voglio mettiamo una iniziare base, ora esatto. perché c'è bisogno di portare avanti i primi passi, Sì, muovere i primi assolutamente, passi in assolutamente. vista della prossima stagione, chiaramente. Quindi partiamo da subito, all'inizio ora per queste ultime 2 giornate più. Ci sarà, ora ve lo spiegheremo, una Lo fase spiegheremo la finale fase anche finale. in questo torneo. Sicuramente ci arrangeremo un po', soprattutto qualità dei video. Passando più invece al lato Nel lato sportivo, sportivo, magari sempre la gente. sovraimpressione, gli possiamo mettere una bella classifica. Assolutamente, la Possiamo metteremo trovarla qui, nel insomma, nel mezzo, mezzo insomma, dove dove. la trovate. È un campionato
formato il nostro girone da 11 squadre. 11 squadre brevemente, esatto. Per chi insomma non lo sapete, quindi sicuramente vi andremo a spiegare ora brevemente come funziona. 11 squadre, le prime tre fanno un girone, si qualificano all'Elite, quindi League, fase finale chiamata Elite. Quindi è una sorta di Superlega, solo che le ultime due, quindi la decima e l'undicesima, quindi penultima e ultima, ovviamente non faranno niente. Certo. Dal terzo al sesto posto invece le squadre faranno la Golden League, quindi fase finale della Golden League, quindi contro quarta, quinta e sesta, settima, ottava e nona di ogni campionato invece andranno a fare la Silver League. Noi in questo momento ci troviamo fra Silver e Golden, o meglio, siamo agganciati alla Brigata Borghetti, squadra che appunto dobbiamo affrontare, che vedrete nel primo video della Vigliacca. 28 punti, cioè, siamo, penso la partita siamo proprio a pari punti con loro, scontro diretto, perché sotto abbiamo un'altra squadra nel nostro girone che ha 25 punti, ma in questo momento noi siamo avanti. Anche se dovessimo perdere con la Brigata Borghetti si sarebbe avanti. Sarà sicuramente un finale di stagione importantissimo per mettere le basi e per fare, insomma, farvi arrivare questa passione del calcio a 7, che è un format che ultimamente viene, esatto, portato da influencer e persone influenti dal punto di vista del content creator, sì, del calcio. Non siamo a quel livello lì, cioè specifichiamo, no, questa cosa. È una squadra che è stata creata da me in primis, con la voglia appunto di ritrovarsi con il mio gruppo di amici, quindi persone normalissime che nell'arco della settimana hanno i loro impegni, studiano, lavorano, qualcuno è anche fuori Firenze, quindi magari nell'arco della settimana uno non si vede mai, però trova questo mercoledì sera in queste partite di calcio a 7, trova il modo di ritrovarsi e divertirsi. Abbiamo due o tre, anzi facciamo tre o quattro individualità quattro molto importanti. È un qualcosa che l'anno scorso ci ha dato molta soddisfazione, ci siamo divertiti. Anche l'anno scorso ci siamo qualificati alla fase finale della Golden League, perché poi queste fasi finali come sono organizzate? Tutte le squadre che si sono classificate, ora prendiamo l'esempio della Golden, sì, tutte le squadre dei vari campionati, dei vari gironi qualificate alla Golden, sono messe, diciamo, insieme in un altro grande torneo a gironi, passi gironi, ottavi, quarti, semifinale e finale. Per fare invece il riassunto, esatto, della classifica attuale del campionato, praticamente c'è già una squadra che è aritmeticamente in Golden League e penso, ora quindi ci sono due posti per tre squadre. Sì. Noi, la Brigata Borghetti e il Tito Team. Il primo video, come abbiamo detto prima, sarà Brigata Borghetti Vigliacca. Per quanto riguarda, ecco, l'uscita dei video, i video usciranno ogni mercoledì. Noi, si pensa, ogni mercoledì si è buttato questa data. Noi giochiamo il mercoledì, una settimana per montare, per editare, certo, per fare tutto il video. Noi cercheremo di mettercela tutta, certo. Poi se uscirà di giovedì, se uscirà di venerdì, comunque lo comunichiamo sui nostri assolutamente social. Sui social ovviamente troverete la lista dei convocati, match day, troverete, certo, il post, ecco, sicuramente il post del risultato. Cercheremo di non farvi spoiler, ve la metteremo in, appunto, diciamo, contemporaneamente al video che uscirà sul mio canale YouTube. Vi invito quindi a iscrivervi, ovviamente, per chi non mi segue. Prima cosa, chiaramente nell'arco della settimana, quindi da mercoledì a mercoledì, magari non rimarremo fermi, cominciamo a portare, che ne so, degli spoiler della partita stessa, dei piccoli sicuramente spezzoni. Metteremo su IG, ma anche su TikTok, questo lo diciamo, metteremo sicuramente dei video brevi, cercheremo sempre di farvi conoscere piano piano tutti i ragazzi, magari farvi anche un piccolo video di 20 secondi in cui magari dicono cosa fanno nella vita, che cosa fanno, appunto, certo, e questi cosa saranno, possiamo, sì, dire, assolutamente, contenuti magari soprattutto iniziali, sì, nell'arco, sì, della settimana, assolutamente, per farci conoscere. E questi ovviamente li metteremo su IG, lo ripetiamo, sul profilo della Vigliacca FC col trattino basso finale, correggimi se sbaglio, sempre in sovrimpressione. Siamo già a 100 follower circa, quindi andateci a seguire. Per il resto io direi che abbiamo detto letteralmente tutto. Tra l'altro, se avete domande, cose, insomma, da chiedere eccetera, poi magari faremo, ecco, anche dei video, rispondi appunto a domande. Vi ricordiamo di seguirci su tutti i social, me poi ovviamente taggerò appunto tutti, anche gli altri ragazzi, e per il resto anche alla fine, per chi vuole candidarsi come figura videomaker, quindi riprese
e entrare a far parte a tutti gli effetti della nostra famiglia, perché ci serve una figura che faccia le riprese e editor di video, potete scrivere tranquillamente a me, Pie Bazzica su Instagram o anche sui direct profilo della Vigliacca su Instagram. Da parte mia sono a posto così, anch'io tutto a posto, vi ricordo appunto di seguirci e poi per il resto dappertutto, ci vediamo in campo, ciao ragazzi.